secondo me complicata, perché per noi probabilmente era una partita senza appello, nel senso che perdere oggi voleva dire complicarsi notevolmente la vita per i playoff, perché poi le prossime tre gare sono impegnative, quindi non prendere punti, 3 punti stasera sarebbe stato abbastanza difficile. I ragazzi lo sapevano, quindi un po' di pressione ce l'avevamo, però abbiamo preparato bene la partita in settimana. E penso che i primi 2 set abbiamo fatto un'ottima partita con relazione muro-difesa. Abbiamo fatto un piccolo calo di intensità verso la metà del terzo set, però penso che sia abbastanza fisiologico. E poi tutto il resto ha funzionato abbastanza bene. Abbiamo vinto di squadra con i battitori che hanno battuto dove dovevano battere, la difesa e il muro che hanno lavorato bene, il palleggiatore che ha fatto le buone scelte, attaccanti in buona condizione. Quindi direi che tutto ha funzionato bene contro una squadra che comunque era in salute, veniva da una partita in trasferta con Egliano 3 settimane fa dove aveva perso tutti i 7 vantaggi, poi ha vinto con Bergamo, quindi comunque è una squadra da prendere con le dovute attenzioni. Coach, per raggiungere questo ottavo posto, adesso cosa ci vorrei in questo tour de force finale con squadre veramente difficili? Dobbiamo cercare di prendere qualche punticino dove ce lo permettono e provare magari comunque sia di non arrivare all'ultima gara che sia solo quella determinante. Se sarà così, ci giocheremo tutta la partita del Coppa d'Italia in casa. Adesso sicuramente abbiamo un discreto margine di vantaggio, anche considerando che dobbiamo disputare una gara in più rispetto a Bergamo, e quindi questo sicuramente è un vantaggio.